Ciao ragazzi, buongiorno, ben trovati a tutti voi da Manuel. Un Manuel un pochino amareggiato, ora vi dirò il perché. Partiamo col mio spottino. Cari amici, ben ritrovati a tutti voi, vi rubo qualche secondo solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, Fuggire per rinascere. Come acquistare il mio libro? Amazon, YouCamPrint, tramite il quale sono riuscito appunto a pubblicare il mio libro, le principali librerie, Feltrinelli, Mondadori e quant'altro, oppure online, ragazzi. Vi basta andare su Google, scrivere Fuggire per rinascere di Manuel Manconi, vi esce tutta la sfilza con le modalità di acquisto del mio libro. Vi ricordo, ragazzi, che c'è una copertura di vendita sul territorio nazionale pari al 95% di copertura. Chiaramente è inutile dirvi che chi lo acquista lo ringrazio di cuore, ma soprattutto ci tengo a ricevere una recensione. Ringrazio quelli che già lo hanno fatto. Chiudo questo brevissimo spot ricordandovi che ci sono altri due miei libri in vendita. Uno è un libro autobiografico che si chiama Una storia vera, mettete sempre di Manuel Manconi e lo trovate immediatamente. L'altro è intitolato a una bellissima storia di calcio e amicizia, si chiama La stella verde. Mi fermo qui, vi mando un abbraccio forte a tutti voi. Ciao. Ci siamo, ne abbiamo parlato in una recente diretta, ci proviamo a tirare su, ad organizzare la trasferta ad Auronzo di Cadore, facendo la premessa che non ci state pagando la vacanza, questo sia ben chiaro, si tratta di una compartecipazione, di un supporto che date a me e Fabrizietto, che vi garantiremo, ragazzi, giornate intere di contributi video, di live, portandovi proprio nel cuore del ritiro di Auronzo, dalla mattina fino a sera inoltrata. Qual è l'obiettivo? 50% del budget lo mettiamo noi, 50% del budget lo mette la community, chiaramente, sempre se vuole. Visto? Ci sono due modalità per partecipare, per la donazione, per dare il vostro contributo alla causa. Primo, il link PayPal che trovate in descrizione a tutti i video. Voi cliccate lì e fate la donazione al canale. La seconda modalità è il bonifico bancario all'IBAN che vi indico adesso in sovraimpressione su questo video. Cerchiamo di centrare questo obiettivo. Parte oggi la raccolta per Auronzo di Cadore e termina non più tardi del 20 giugno. Perché ciao! Benvenuti a tutti voi ragazzi, come di consueto vi ricordo che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni che riguardano il bar del calcio. Io vi chiedo scusa, ragazzi, se ho fatto il calcolo di questa giornata con una giornata di ritardo, ma non è una cosa dipesa da me. Perché dico questo? Perché in questi giorni, 4-5 giorni, ho riscontrato delle strane anomalie sulla nostra lega. Vi dico già la verità che già nella giornata di sabato, da almeno 3 partecipanti alla nostra lega, mi era giunta una mail in cui venivano segnalate delle anomalie. Tali anomalie nella giornata di sabato sera, ora adesso non ricordo bene, fortunatamente le ho riscontrate anche nella mia formazione. Cosa succedeva? Che io mi trovavo altri giocatori schierati rispetto a quelli che avevo realmente schierato. Ora, sulla mia buona fede, poi ne parleremo tra pochino. Però io per premura, visto che ho già avuto in passato altre esperienze del genere che possono succedere in un sito gigantesco come quello del quale ci serviamo per il fantacalcio, che ha dei server enormi, ha una marea di leghe da gestire, quindi ci può stare che accade qualche cosa di strano, magari che il server una volta va in tilt, io cosa faccio? Anche se in realtà non ci sarebbe bisogno, perché faccio i video su sto canale, quindi vabbè, alla fine servono fino a un certo punto. Però cosa faccio? Io mi faccio sempre uno screenshot della formazione che vado ad inserire. Ebbene, questo screenshot mi ha permesso in qualche modo di chiedere assistenza provata, testimoniata dai fatti,
al sito, che poi mi ha detto di prendere tempo per fare il calcolo in attesa che si allineassero alcuni aggiornamenti loro interni. E quindi loro sono intervenuti risistemando tutte quante le situazioni relative a strane variazioni di formazione che si erano verificate appunto a me e almeno ad altri tre partecipanti. C'è poi un discorso legato alla buona fede. Allora, questa lega nasce con l'intento di divertirsi e di giocare insieme. Ma da un paio di persone di voi, che onestamente mi seguono anche da tanto tempo e non solo in ambito di fantacalcio, ho ricevuto delle strane allusioni che mi portavano a pensar male, ok? Vi dico la sincera verità. E questa cosa mi è molto dispiaciuta. Allusioni sul sottoscritto, eh? Questa cosa mi è molto dispiaciuta, talmente tanto che vi annuncio che il gioco del fantacalcio potrebbe fermarsi al termine di questo campionato. Ok? Quindi mi riservo il tempo di ragionarci sopra. Sapete bene che non mi piace essere istintivo, perché l'istinto porta alla reazione immediata, porta solo danni. Mi prendo del tempo per valutare la cosa, ma vi dico la sincera verità che io sono molto, molto, molto tentato adesso, a caldo, di mettere fine al nostro fantacalcio. E mi dispiace, ripeto, mi dispiace tantissimo, perché soprattutto certe allusioni sono arrivate da persone della community. Quindi dico a queste persone che non vi state a giocare a casa col fantacalcio, che vincete e che perdete non cambia una mazza, ma soprattutto dico a queste persone che io nemmeno ci perdo tempo a certe cose zozze, capito? Quindi fatevi un bel esame di coscienza, lo dico proprio sinceramente, perché dopo tutto quello che faccio per sto canale, ricevere determinate, non sono state accuse dirette, eh? Sono state allusioni, ecco, mi è abbastanza dispiaciuto. Ora chiudiamo questa parentesi personale e andiamo invece a parlare e a vedere quello che è accaduto appunto nel nostro fantacalcio. Io mi fermo qui, andiamo subito alla schermata successiva e vi mando un caro abbraccio a tutti. Bene, quindi andiamo a dare un'occhiata alla classifica dove comanda a 3 giornate dalla fine Tifosetta Ardita con 204 punti, segue al secondo posto Eagles 1900 con 199 punti, terzo posto Team Massimo con 197 punti, quarto posto per Ovetto di Pasqua con 193 punti, quinto posto per Arriva lo Squadrone con 182 punti, al sesto posto FC Maina Gioia con 179 punti, allo settimo posto Fabio Decimo Merito con 176 punti, ottavo posto per Dinamo Losca 172 punti, nono posto per New Team con 169 punti e al decimo posto AC Parma con 160 punti. 6 punti ed io che sto a soli 3 punti dalla zona top 10 per definire sufficiente e definire come centrato il mio obiettivo stagionale. Speriamo bene, ragazzi. Allora andiamo a calcolare questa giornata tribolata per tanti motivi che il sito, per tanti problemi che il sito ha dato, onestamente. La giornata è stata calcolata. Andiamo al calendario e andiamo un pochino a vedere cosa è successo in questa 36esima giornata. Eccoci qua con Sporting 7 che è il migliore della giornata con 25 punti. Ragazzi, il Dinamo Losca va ancora a punti con 20 punti. Poi abbiamo FC Lino Banfield 18 punti, Milan 17 punti, Fabio Decimo Meridio, attenzione sono punti pesanti questi, 16 punti, 15 sono pesanti pure questi di Ovetto di Pasqua.
La Cremonese di Giuliano torna a punti dopo tanto tempo, 14 punti, Borussia Dortmund 13 punti, così come Team Massimo. Anche per Team Massimo sono punti importanti, 11 punti per il trittico composto da FC Scoregina, New Team e Partizan de Grado, 8 punti per SL Chris, 7 per Accidenti, 6 per il Trono di Spiazze, Arrivo Primo e Deportivo Palencia. 3 per un altro, per un quartetto clamoroso composto da FC Mena Gioia, FC Blackpool, Atletico ma non troppo, appunto, con 87 punti. Una curiosità, io quanto ho fatto? Io ho fatto 74 punti e mezzo, 13 punti e mezzo rispetto, devo vedere una cosa, ragazzi, perché già so quello che è successo nella mia squadra. Allora, andiamo a vedere un attimo. Allora ragazzi, abbiamo Sommer 7, porta in battuta 8 e ci siamo. Benissimo, Biraghi e Marusic per quanto riguarda la difesa. A centrocampo, Zambo Anguissa 5 in pagella, Zaccagni 6 e mezzo più assist, bene. Ecco il KO mio che è dato da Politano che sbaglia un calcio di rigore e quindi prende 4 e mezzo, meno 1 e mezzo. Meno 3, quindi 1 e mezzo. Poi abbiamo De Catelare che ha provato a risollevare la mia squadra prendendo addirittura 15. Vlahovic 5 e mezzo. Belotti non ha giocato. Osimhen 5 e mezzo. Osimhen ha toppato. Vlahovic ha toppato. Politano ha toppato. Ma non è finita perché adesso vado a mordermi le mani, ragazzi. Perché Dodò non ha giocato. E il primo a entrare della difesa, guardate chi è, Kumbulla, 5 in pagella, più 3, più autorete, 3, insomma ragazzi, ho sbagliato tutto, guardate che è successo, Pulisic, che non l'ho preferito a Pulisic 14 e mezzo, non l'ho preferito a Zambo Anguissa, vorrei sapere il perché, ma l'altra grande beffa, ve l'ho detto quando ho fatto la formazione, per la prima volta lasciavo fuori Lautaro Martinez e giustamente Lautaro Martinez, che però aspettate, no, Lautaro Martinez no, è entrato al posto di Belotti, quindi meno male. Quello che pago tanto è Pulisic, ragazzi miei, con i 14 e mezzo di Pulisic al posto di Zambo Anguissa avrei avuto 9 punti e mezzo in più, 9 punti e mezzo in più. E poi meno 0,5 di capitano e uno di rendimento. I modificatori avrei avuto 9 punti e mezzo in più. Andiamo un attimo a vedere una cosa, ragazzi. 9 punti e mezzo in più. Poi andiamo a vedere la classifica. 9 punti e mezzo in più. Tra l'altro, tifosi è tardita 0 punti, ragazzi. 74 e mezzo, 75 più 9, 84. 84. Vediamo se entravo in zona punti. No, comunque non avrei preso punti, ragazzi. Perché appunti ci sono andati quelli che hanno fatto 87. Ovviamente nella mia squadra, un po' Kumbulla, che Kumbulla autorete, Politano, rigore sbagliato. Ragazzi miei, potevo ambire forse se mandava tutto bene a 11 punti, che insomma sarebbero stati tanta tanta roba. Speriamo che questa giornata negativa non sia pesantissima e andiamo a vedere la nuova classifica dove prevedo colpi di scena ed eccolo! Team Massimo balza due sole giornate dalla fine in testa alla classifica con 210 punti, ragazzi miei. 208 sale Ovetto di Pasqua, 204 scende l'ex capolista tifosetta ardita al terzo posto, sale Eagles 1900 al quarto posto con 199 punti, ma chi è che fa davvero tanta un balzo in avanti? È Fabio Decimo Meridio insieme a Dinamo Losca rispettivamente quinto e sesto in classificato. Poi arriva lo squadrone, viene agganciato al settimo e ottavo posto da FC Maena Gioia, New Team 180 punti, Sporting 7 166 punti, entra in top 10 a discapito di AC Parma che ha gli stessi punti, ma pensate un po', appena 4 punti in meno rispetto alla squadra che lo precede. Dodicesimo in classifica abbiamo
Scusate, dodicesimo in classifica. Abbiamo Palermo con 164 punti. Io resisto a 163 punti. Ancora con la speranza di poter entrare nella top 10, perché comunque, ragazzi, ci sono appena 3 punti, quindi i danni di questa giornata sono abbastanza contenuti. 14esimo posto per, scusate, 14esimo posto per Xeaseted 162 punti, sale SL Chris 156 punti, 145 punti per Accidenti al Trono di Spiazze, 143 per Borussia Portmund, 139 per la coppia composta da Deportivo Palencia e FC Inghiali. E appunto, guardate quante coppie ci stanno. Questa è finita la top 20. Guardate le coppie, coppia 138, coppia 136. Insomma, ragazzi, classifica che si sta molto legando, ma resta il fatto che se c'è una squadra da festeggiare oggi è Team Massimo, che è il nuovo capolista della giornata a 2 sole giornate dalla fine della nostra Lega di Fantacalcio. Fatemi sapere com'è andata la vostra squadra, cosa ne pensate, ragazzi. Vi mando un abbraccio forte e, nonostante tanta amarezza per quanto accaduto in questa settimana in termini di fantacalcio, comunque viva questo gioco molto divertente. Ciao a tutti.